Shiba, verrebbe da dire peccato non ci siano i rigori in campionato. Peccato, perché alla fine è una lotteria, quindi mi è andata bene già due volte, speriamo anche per la terza. Una lotteria dove conta il lavoro psicologico. Cosa hai fatto con Di Rocco sul rigore? Ti sei avvicinato, hai sistemato il pallone? No, hai detto qualcosa? No, gli ho dato una pacca sulla spalla, però io è un lavoro mentale, quindi ci prepariamo in allenamento e speriamo che ci vada bene, ci andava bene. Senti, sei già un beniamino della curva. Sono contento di questo, perché alla fine è un primo anno tra gli under. Già a questo livello col Giovenova, che è una piazza importantissima anche per il futuro, quindi sono già contento di questi primi due mesi. Ecco, dove sei cresciuto? Qual è la tua scuola di provenienza? Io sono arrivato qua, ho iniziato con l'Ascoli, poi ho fatto San Benedettese, Fermano e Beretti, e adesso mi trovo qua e darò il tutto per la maglia del Giovenova. Che campionato sarà? 38 giornate, 7 turni infrasettimanali, si giocherà tantissimo. Noi abbiamo il nostro obiettivo, dobbiamo raggiungere il prima possibile, poi se vorrà speriamo anche di più, però il nostro obiettivo lo sappiamo noi e speriamo di raggiungere il prima possibile. Anche oggi si è visto che il Fadini può dare una marcia in più alla squadra quando ci sarà ancora più pubblico rispetto a quello che si è visto oggi. Sì, poi sai, noi qua è il nostro fortino, ci danno una carica immensa e ringraziamo anche loro che vengono ogni domenica a sostenerci, perché il risultato dipende anche per loro, perché noi daremo sempre il massimo per questa maglia. L'ultima cosa, ti senti più protetto con la difesa 5 o la difesa 4 con cui avete chiuso oggi? No, va bene, io abbiamo una difesa eccellente, cioè ho giocato anche con Ferrante a Fermana perché stavo aggregato a loro e siamo una difesa secondo me forte, una delle più forti. Poi vedremo durante il campionato cosa dirà, però secondo me abbiamo un buon livello difensivo.